isolamento termico è l'aspetto a cui dedicare la massima importanza nella scelta di un serramento all'avanguardia. E non c'è niente di più giusto. La temperatura di un ambiente interno è infatti il fattore che incide maggiormente sul comfort abitativo. Quando viviamo in un ambiente che in inverno risulta difficile da riscaldare o che in estate è troppo caldo, ne risentono sia il nostro benessere che la bolletta energetica. Oltre il 50% del consumo annuale di energia di un'utenza domestica viene assorbito dal riscaldamento. Anche il raffreddamento di un ambiente richiede un notevole fabbisogno energetico. Per ridurre di un grado la temperatura, l'energia necessaria è di 3 volte superiore a quella che serve per aumentare la temperatura di un grado. Ecco perché l'utilizzo di finestre ad elevato isolamento termico, oppure sistemi oscuranti, oppure vetri riflettenti, sono investimenti che si ammortizzano in breve tempo, contribuendo anche a tutelare l'ambiente. Il vetrocamera a basso emissivo è composto da più lastre e dotato con distanziali vetro ad elevato isolamento termico. Spesso si tratta di vetri doppi, ma vengono impiegati sempre di più tripli vetri, dove le intercapedini sono riempite con argon, un gas con elevate proprietà isolanti. La componente più importante è lo speciale trattamento basso emissivo a cui si sottopone il lato interno delle lastre e che riflette gran parte del calore verso l'ambiente interno. Nei tripli vetri il trattamento basso emissivo riguarda 2 lastre e permette di raggiungere eccezionali valori isolanti fino a 0,6 watt per metri quadri Kelvin. I vetri isolanti di vecchia generazione, diffusi a partire dagli anni 70 fino a metà degli anni 90, non erano né provvisti di distanziali vetro ad elevato isolamento termico, né erano stati sottoposti ad un trattamento che li rendesse basso emissivi. Quindi le loro prestazioni termoisolanti erano alquanto modeste. Quando la finestra è dotata di distanziali vetro di vecchio tipo, lungo i bordi del vetro la temperatura superficiale risulta più fredda. Se invece vengono impiegati distanziali ad elevato isolamento termico, tale fenomeno si percepisce molto meno. Per verificare se un vetro è stato sottoposto ad un trattamento basso emissivo, si può effettuare il test della fiamma. Se tutte e 4 le fiamme riflesse appaiono nello stesso colore, vuol dire che il vetro non è stato sottoposto ad alcun trattamento basso emissivo. Il colore rossastro di una delle 4 fiamme riflesse, invece, identifica la lastra basso emissiva. Un vetro isolante di vecchia generazione, con una superficie pari ad 1 metro quadro, genera un consumo di circa 32 litri di combustibile all'anno. Un vetro basso emissivo di ultima generazione, invece, ne genera solo 12, ed un triplo vetro addirittura solo 8. Le proprietà isolanti di una finestra vengono determinate dal vetro impiegato, ma per ottenere elevati valori di isolamento termico anche i profili del telaio devono avere adeguate qualità prestazionali. Finstral offre profili pluricamera che realizzano un eccellente isolamento termico. Il sistema di finestre Top 90 Nova Line si distingue per una trasmittanza termica di 0,78 watt per metri quadri Kelvin. Non sono solo gli elevati valori isolanti della finestra ad abbattere il consumo energetico. Anche il guadagno di energia, grazie all'apporto di luce solare, può contribuire al risparmio sui costi del riscaldamento. La quantità di energia solare che riesce a penetrare all'interno dell'ambiente attraverso una finestra viene indicata con il valore G ed è espressa in percentuali. Bisogna scegliere il vetro in base al valore G più adatto alla propria abitazione. Per ambienti in zone fredde e ombreggiate sono idonei vetri con un alto valore G, in grado di convogliare verso l'interno un'elevata quota di energia solare. Ottima scelta è il triplo vetro S-Valor Clear, che abbina elevate proprietà isolanti alla capacità di sfruttare in modo ottimale l'energia solare. Nelle zone dal clima caldo, come ad esempio nelle regioni del sud, oppure per gli ambienti con superfici vetrate molto ampie, è importante che si ottenga un basso valore G per impedire che la temperatura interna diventi troppo elevata. A parità di rendimento, un impianto di condizionamento ha infatti un consumo di 3 volte superiore rispetto ad un radiatore. Finstral propone Multivalor Sun, un vetro leggermente riflettente, oppure Platin Sun, un vetro dalle caratteristiche riflettenti più marcate, con un valore G pari al 29%. Le stanze rimangono fresche e più luminose, riducendo la necessità di utilizzo dell'oscurante. Per adeguarsi con la massima flessibilità alle condizioni atmosferiche, risultano indicati i vari sistemi di oscuramento. Finstral offre un'ampia gamma di valide soluzioni oscuranti. Dall'innovativo frangisole esterno alla volgibile, che accanto alla massima efficacia oscurante offre anche una mirata protezione contro la dispersione del calore e dall'inquinamento acustico, fino alla persiana, che conferisce un tocco di stile ad ogni abitazione. In particolar modo va considerata da questo punto di vista la finestra con anta accoppiata di Finstral,
che si caratterizza per le ottime proprietà di isolamento acustico e termico, offrendo anche un efficace oscuramento grazie